Si chiama Industria 4.0 ed è il modo per indicare quella che ormai viene riconosciuta come la quarta rivoluzione industriale, con al centro la tecnologia digitale, l'automazione e l'utilizzo delle potenzialità del web che stanno trasformando il modo di produrre cose e servizi. Oggi la prima puntata della nostra inchiesta realizzata da Luigi Monfredi. Mettete insieme tutte le tecnologie digitali di Internet, spalmatele sui processi produttivi sia di oggetti di uso quotidiano che di servizi per la persona o per le imprese e avrete la quarta rivoluzione industriale. Industria 4.0, un processo che è cominciato 5 anni fa in Germania e oggi ci vede arrivare in ritardo, ma non messi peggio, con le nostre imprese pronte a raccogliere e rilanciare la sfida. È diverso il concetto italiano rispetto a quello tedesco, ma non vuol dire che invece i gap non possano essere rapidamente anche colmati. L'invenzione della macchina a vapore, la produzione di massa grazie all'elettricità e al petrolio e l'avvento dell'informatica, 3 rivoluzioni industriali nel giro di 2 secoli e la quarta, quella digitale, che le sintetizza e le rilancia grazie alla tecnologia avanzata e al web. Utilizzo e analisi dei dati, interazione uomo-macchina e interconnessioni, queste le direttrici e in Italia ci sono aziende già all'avanguardia come la System Group di Fiorano. Loro si sono mossi 5 anni fa come i tedeschi e ora sono un riferimento mondiale per le aziende del settore automazione. Progettano e realizzano proprio sistemi di produzione altamente automatizzati e integrati per altre aziende. Hanno 200 brevetti all'attivo, più di 1500 dipendenti e i numeri di una multinazionale presente in 25 paesi. Il segreto: unire le competenze e amplificarle con l'innovazione tecnologica. Non si può più pensare a un meccanico e a un ingegnere, a un fisico che lavorano in autonomia, ma è l'insieme delle competenze che rendono poi grande un progetto. Rivoluzione anche nel mondo del lavoro. Spariranno figure professionali, ma ne nasceranno altre. Una sfida nella sfida. D'altro canto sappiamo che era proprio l'obiettivo di riportare la manifattura, quindi la produzione, in Italia, quindi molte aziende che hanno delocalizzato in passato troveranno convenienza a riportare la produzione in Italia.